Ole, ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla settima parte di questa guida a Pokémon Platinum. Dunque, per iniziare oggi col botto metteremo la bicicletta e sfrecceremo lungo la pista ciclabile. Dunque, andiamo. Niente, perché ho girato a destra. E dunque, batteremo adesso tutti gli allenatori, sì, con Luxio. Faremo arrivare Luxio allo stesso livello di Monferno. Quindi proseguiamo a battere Axel Ciclista, che ha un suo Pikachu. Oddio, se uso Morsa mi fotte. Vabbè, facciamoci paralizzare. Benissimo! È morto in un colpo. Questa non me l'aspettavo. Proseguiamo, battiamo la tipa. Va bene. Qua i Pokémon saranno di tipo volante, di tipo elettro, saranno Staravia, Pikachu, forse qualche Magnemite perché ho fatto morso. Facciamo scintille adesso. Molto bene. Dai che scintilla c'è. Usa rimonta e ci farà molto male questo. Userà anche attacco rapido. Quindi noi mettiamo adesso Badiou, nostro schiavo. Usa attacco d'ala, l'aveva già previsto, non si sa come. Mettiamo Monferno. E usiamo pugno rapido. E va KO anche Staravia. Dunque abbiamo battuto Nives Ciclista. Ok, curiamo Luxio. Dunque, io dovrei avere una super pozione e la usiamo subito. Va bene anche così? No, direi che con 11 pozioni una la possiamo sprecare. Non mi interessa assolutamente rianimare Badiou, voglio dire, tanto taglio la può usare ed è quello che mi serve. Ok, Niro ciclista un po' naga. Mannaggia qua. Sì, ok, scusate, dovevo bloccare un attimo il video perché qua loro, la gente non vede che c'è un cartello che ho scritto sto registrando non entrare. E quindi se ne altamente fregano. E allora subiamo un braciere e attacchiamo con Scintilla. Oh, Luxio! Prova di forza e sarai anche a livello 24. Molto molto bene. Dunque, proseguiamo. Facciamoci battere da. È difficile. Signori. Ci riuscirò, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta. È difficile sia controllare la bicicletta a velocità normale, qui col velocizzatore, fidatevi, è un casino. Dunque, abbiamo questo Starly. Sarà anche troppo facile buttarlo giù. Starly ancora, mamma mia. Siamo invece morso, non so neanche perché. Non muore. Attacco d'ala non ci fa troppo. E allora usiamo azione per concludere. Variamo sì ogni tanto così, giusto per risparmiare qualche pp di scintilla. Ancora attacco rapido e riusiamo scintilla. Va bene così. Ok, mi ha battuto anche Asia Ciclista. Dunque adesso con calma e battiamo anche quest'altro. Sì, sono un po' da battere ma come dire, non è che ci mettiamo troppo. Usiamo Scintilla su questo Starly. Poi dovrebbe avere uno Staravia. Ho già simulato la parte perché è terminata la pista ciclabile. E si trova un Pokémon che vorrei anche catturare. Quindi l'avevo già trovato, quindi anche in tempi abbastanza brevi. E quindi adesso io vorrei catturare quel Pokémon che vedrete adesso chi è. Dunque, Luxio ha raggiunto il livello 25. Quel tipo non lo battiamo. Ma adesso mettiamo davanti Monferno. No, Monferno. Ok, andiamo a battere questa tipa. Quella là. Ragazzi, non mi fate battere quella là. Vabbè, sì. Andiamo a batterla. Oddio. Niente, qua comunque ci finiamo fottuti, quindi speriamo di buttarlo giù. Sì, bene così. Ok. Ho battuto anche Rossella Ciclista. Dai. Per pietà. Per pietà andiamo a battere Raffaella Ciclista, che ha un po' naga. Quindi è ovvio che non potremo usare Rotafuoco, ma useremo Spaccaroccia. Pugno rapido. Oh! Lui usa Rotafuoco, ma non lo capisco.
succede, non ci può fare niente. E con Grazio, scusate un pochino la voce, ma con Grazio, dicevo, lo mettiamo capo al Monferno, sale al 26, vorrebbe imparare finto attacco praticamente agisce quando l'avversario usa protezione o individuo, comunque si para dalla mossa, non ci serve troppo. Ha uno Shinx, siamo a ruota fuoco e vedete come Shinx vada agilmente KO, agevolmente anzi. Ok, abbiamo finito la pista ciclabile e adesso con i Pokémon un po' malconci, ma non preoccupatevi, io adesso mi immergo qua e purtroppo dobbiamo passare un po' di Pokémon selvatici, non posso usare il repellente. Intanto prendiamo questa ball, se ci riesco, che è un'antiscottatura. Bene, proseguiamo. Sempre troveremo un po' di Geodude, un po' di Machop, poi però fidatevi che troveremo il nostro Pokémon. Si spera che riusciremo a catturarlo con le poche ball che abbiamo. Allora, niente, per adesso dobbiamo fuggire, la ripetizione. Cioè ci sono anche con Aida, quindi se non avete preso lo starter di fuoco, un Rapidash può sempre essere utile. Abbiamo anche un super repellente adesso. Non si fa vivo, io direi che già l'avevo trovato prima. In caso stoppo la parte, quando l'ho trovato ve lo faccio vedere, perché così non si può andare avanti. Facciamo l'ultimo Pokémon e poi direi che è il caso. Ok, sì, niente, allora fuggiamo e stoppo la parte e quando l'ho trovato ricominciamo il video. Ok, sì. Allora stoppo un attimo. Ok, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato e questo è il nostro Pokémon, è Gligar. Perché ho scelto Gligar? È davvero un buon Pokémon, Fidatevi, è davvero buono. Vai, non lo mandiamo KO, se no direi di procedere di graffio in graffio. L'ultimo, olè. Dunque usiamo una Pokéball, vabbè sì, dovrebbe funzionare. E no, Gligar non la fare troppo lunga. Invece usiamo una Mega Ball, dai. Usiamo la Mega Ball. No, che palle Gligar, hai rotto già. Non posso fare questi fail, dai. Mi stanno finendo le ball. Mannaggia. Indeboliamola ancora, ma ho paura. Mannaggia, brutto colpo. Capito. Ristoppo la parte e ricominciamo quando non ritrovo. Oh, ce l'abbiamo fatta! Con la Pokéball! Signori, non so neanche io come ho fatto. Vabbè. Comunque, osserviamo la nostra creazione, eccolo. Forse se lo catturavo con la cura ball era meglio, comunque conosce Turbo Sabbia, rafforzatore, privazione, attacco rapido. E per la prossima parte lo allenerò abbastanza, diciamo lo porterò a livelli vicini a quelli di Monferno e di Luxio. La cosa buona è che se non sbaglio lui può imparare taglio. Quindi non abbiamo più bisogno, eccolo. Non abbiamo più bisogno di Badio. Finalmente, perché già mi sembra una cosa assurda tenermi un Badio, quindi direi che lo posso depositare sì nel box. Proseguiamo mettendo anche un repellente. Sì, dai, adesso lo mettiamo. Gligar, perché Gligar? Bel Pokémon tipo volante. Mannaggia allora. Sì, è un bel Pokémon tipo volante, dicevo. Non è il mio Pokémon tipo volante, che userò per volo, anzi. E niente, qua abbiamo, come vedete, qua da Mineropoli non si poteva passare, ma adesso sì. Andiamo a battere questi simpatici individui. Ok, hanno un Chimchar e un Pachirisu, entrambi a livello 22. Dunque con Monferno facciamo ruota fuoco su Pachirisu e usiamo Scintilla su Chimchar. Niente, facevi sua scintilla su di noi. Ah, ci ha già paralizzato. I Pokémon non sono messi proprio benissimo.
ancora l'autofuoco su Pacirisu, siamo morso su Pacirisu. Continua a essere più veloce di noi a usare scintilla su Luxio e ci paralizza bene. Non ci credo. Allora, dai, la possiamo fare. Ora scintilla su Monferno, mannaggia. Pugno rapido, è morso. Oh, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Va bene. Proseguiamo. Sì, dunque sono andato un attimo a curarmi i Pokémon perché erano abbastanza messi male, quindi. No, devo prendere la Pokéball. Allora. Allora, adesso dovremo attraversare parte del Monte Corona. E sarà noioso, ma dovremo farlo. C'è un pugno rapido. Bene, così Monferno. Ha un Nosepass. Sì, vabbè, lasciamo. Riusiamo a spaccaroccia. Nosepass, se lo volete catturare, sapete bene che facendolo salire di un livello di Monte Corona si evolverà in Probopass. Anche quello è un Pokémon piuttosto interessante, acciaio roccia, ce ne vuole tanto per buttarlo giù, eh. Ok, troviamo questa super pozione. E direi che possiamo entrare in Monte Corona, ma ci ferma Lucinda. Ciao Fi, come va col tuo Pokédex? Io mi impegno molto, ma sono un po' imbranata. Ma qui non si tratta di me, ha una cosa bella per noi. E allora, scegliamo nella destra o nella sinistra, io mi fido sempre alla destra, quindi ci dà cerca sfide con la destra. Cerca sfide, certo ci dà il software ricerca strumenti. Cerca sfide per me è utile soprattutto per allenare i Pokémon, così risfidiamo gli allenatori già battuti ed è molto utile. Siamo entrati nel Monte Corona, ma adesso è d'obbligo il repellente, lo mettiamo subito. Me ne sono rimasti, sì, 17, quindi a voglia. Ok, e qua troviamo Cyrus. Secondo la teoria del Monte Corona, dal Monte Corona ebbe origine la regione di Sinnoh. In un mondo primordiale, in un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava, non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e dell'incompiutezza dello spirito umano, il mondo è caduto in rovina. Trovo che questa situazione sia davvero deplorevole e se ne va. E usciamo dal Monte Corona così. No, allora bene. Io questa cosa la odio. Ok. Siamo riusciti ad uscire. E adesso affrontiamo questo bel tipone. Che è un Onix. Quindi sempre Monferno davanti e sempre spaccaroccia. Se non gli fa neanche troppo. Lui si è tempesta. Pugno rapido, vediamo. Oh, peccato. Aia, rocciotomba. Vabbè, credo mi togliesse molto di più. Invece no, continua a tempesta, ma con pugno rapido va KO questo serpente roccioso. Dunque io direi che possiamo mettere davanti Luxio. E allora, andiamo di qua. Andiamo ad affrontare questo cintura nera. Non dovrebbe avere proprio di tipo roccia. Infatti è un Machop. Dai, con scintilla. Ehi, buono Luxio. Molto bene. Al 30 si dovrebbe evolvere il Luxray. Non vedo l'ora perché quel Pokémon è veramente bello a vedersi. Non mancano neanche troppi livelli. È finito l'effetto del repellente. Va bene, tanto non ci sono Pokémon in vista. Troviamo questa Mega Ball e proseguiamo. Abbiamo un altro avventuriero. Ok. Un nuovo spasso. Questo è tosto. Lui si blocco, perché adesso non possiamo cambiare Pokémon, ma di morso in morso ce la dovremmo fare. Si spera. Ancora morso. Morso. Ed è finita. Abbiamo battuto anche questo Nosepass e Luxio sarà a livello 26. Molto bene. Abbiamo battuto Roberto Avventuriero. Si è andato proprio spediti. Usiamo Spaccaroccia per andare a prendere quella Pokéball che è un etere. Ci sarà utile poi per ricaricare i PP dei nostri Pokémon. Dunque, io qua stoppo la parte, cioè nel senso concludo la parte proprio qua.
Perché sì, perché poi la voglio riprendere per catturare un Pokémon che si trova proprio in questa zona. E nella prossima parte, nell'ottava, la cattureremo. E niente, quindi io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al canale ShinyWeaver97, a lasciare un mi piace e anche un bel commento, e noi ci si becca al prossimo video, e ciao a tutti!